Ecco, professore, noi siamo abituati però a una lettura diversa della critica e del giudizio di Kant. Lei ha toccato questo punto decisivo, il rapporto fra estetica e filosofia critica, diciamo, indagine trascendentale. E questa sua proposta teoretica si avvale di un'interpretazione sicuramente originale, consueta della critica del giudizio, un'opera che poi ha frequentato e ha studiato a lungo. E secondo lei su di essa hanno pesato e pesano tuttora dei luoghi comuni, dei pregiudizi, forse anche delle banalizzazioni manualistiche, l'idea della terza critica come terzo ambito disciplinare che si pone accanto agli altri due col tentativo di conciliarli. Ecco, secondo lei non si tratta di leggere così la critica del giudizio? Assolutamente no. Ed è vero che questi pregiudizi sono molto pesanti. È anche vero, dico, che ci sono, dico, dei precedenti notevoli, dico, di letture, dico, più accorte della critica del giudizio, e probabilmente, dico, senza questi precedenti io stesso, dico, non sarei potuto andare avanti, dico, in una lettura che a me pare più adeguata, dico, della critica del giudizio, della critica della facoltà di giudicare, come si dovrebbe dire, più precisamente. Dunque, qual è il pregiudizio fondamentale? Il pregiudizio fondamentale lo vogliamo esprimere in una formula assai grossolana, ma che però è di un filosofo, dico, di notevole rilevanza, è Dewey. Dewey dice a un certo punto nel libro Arte come esperienza che Kant, con la critica del giudizio, ha voluto compiere la triade classica del vero, del buono e del bello. Ed è strano perché Dewey, come estetico, era senza saperlo kantiano. Quindi avrebbe dovuto capire invece quali erano le vere ragioni della critica del giudizio. La terza critica non è un complemento, per così dire, dico, delle due critiche precedenti. Kant è molto chiaro in questo punto, dico, i due domini, quello dei concetti della natura e quello del concetto della libertà, tra questi due domini c'è un abisso insuperabile. Quindi la critica del giudizio non può fare ciò che Kant stesso, dico, dichiara impossibile. Può fare qualche altra cosa, però può permettere di parlare e dell'uno e dell'altro, di passare da un modo di pensare ad un altro modo di pensare. In altre parole, nella critica del giudizio, Kant si occupa del senso del nostro parlare, sia esso volto alla conoscenza, sia esso volto ad oggetti di cui è possibile soltanto in parte una conoscenza o una quasi conoscenza. È il caso della chimica, che Kant chiama per esempio arte sistematica, non conoscenza in senso stretto. È il caso della biologia, in cui addirittura dobbiamo fare uso di un concetto, la finalità, di cui non sappiamo bene di che cosa si tratti. Kant lo dimostra chiaramente nell'analitica del giudizio teleologico. Quando parliamo di finalità della natura, noi usiamo una semplice analogia, anzi una lontana analogia, che ci serve per poter osservare correttamente la struttura degli organismi viventi, per esempio il fatto che il tutto dipenda dalle parti e viceversa, ciò che non accade invece in altri oggetti, per esempio in una stratificazione geologica, non c'è questo rapporto vicendevole tra tutto e parte. E in primo luogo il problema della conoscenza empirica, cioè la possibilità di parlare sensatamente di qualunque argomento, anche di argomenti, dico, di cui non si può avere una conoscenza, per esempio di Dio. Allargare questo problema addirittura all'uso del linguaggio in generale, c'è cioè un paragrafo in cui si dice questo. E affrontare in primo luogo, questo è il punto di partenza, il problema della conoscenza empirica, perché il problema della conoscenza empirica, posto nei termini della critica della ragion pura, rimane ancora evanescente. Non basta, si rende conto Kant, non basta dare le condizioni e il condizionato, cioè le condizioni intellettuali e il condizionato, cioè il sensibile che viene dato mediante l'intuizione. E bisogna che noi riusciamo anche a creare, dico, a costituire delle leggi empiriche, a trovare un ordine nella natura in particolare.
Cioè, nella critica della ragion pura si parla della possibilità di una conoscenza a partire da una natura in genere, così come è costituita necessariamente attraverso questi principi dell'intelletto, dico, che si applicano a tutti gli oggetti indistintamente. Ma gli oggetti sono diversi. Gli oggetti si presentano di volta in volta, dico, determinati in modo diverso. La varietà della natura, dice Kant, dico, è molto grande, potrebbe essere talmente grande da non permettere la costruzione di nessuna legge empirica, cioè potrebbe non presentare quelle ricorsività che invece sono necessarie, dico, per poter precisamente, dico, parlare di legalità della natura in quanto natura empirica. E qui nasce il problema della finalità, cioè bisogna supporre un certo principio, che è il principio della facoltà di giudicare, nel suo uso riflettente, perché nel suo uso determinante la facoltà di giudicare è sostanzialmente l'intelletto, nel senso che riceve, dico, i principi dall'intelletto e non fa altro che sussumere qualunque fenomeno sotto questi principi. Quindi non ha un suo principio e in un certo senso non è neanche una facoltà, perché una facoltà senza un principio non è una facoltà. È la base di definizione della facoltà, dico, secondo Kant, il fatto che possegga un principio a priori. Ecco, nel caso invece del giudizio, della facoltà di giudicare riflettente, e questo principio si impone. È un principio puramente soggettivo, non possiamo dire che la natura effettivamente è fatta così, cioè che tende ad accordarsi come se qualcuno l'avesse progettata, dico, no? In vista, dico, della nostra conoscenza, per facilitare la nostra conoscenza, e tuttavia però è un principio soggettivo che è costitutivo e deve regolare le nostre facoltà. Le nostre facoltà non potrebbero funzionare se noi non pensassimo alla natura in questo modo. Dice Kant, dice, non è che la natura si regola sulla nostra riflessione, è la nostra riflessione che si regola sulla natura. Quindi noi possiamo sì proiettare, per così dire, sulla natura, dico, questo principio di finalità, cioè questa presunzione che la natura abbia la tendenza ad accordarsi, ma non possiamo dire però che la natura, dico, faccia altrettanto nei riguardi di questa nostra esigenza. Quindi allora questa, tra l'altro, è una scoperta epistemologicamente molto importante, significa che la conoscenza è costruttiva, cioè non scopre qualcosa che già c'è, ma noi costruiamo via via la conoscenza e questa conoscenza, dico, sarà valutata secondo la sua adeguatezza. Non solo, ma questa conoscenza può essere cambiata, si possono mutare leggi empiriche, si può da leggi empiriche, dico, molteplici, risalire a leggi empiriche più potenti, dice Kant, che non significa semplicemente più generali, significa leggi empiriche di cui le altre che riunisce in sé sono, per così dire, casi particolari. Allora, principio di finalità. Principio di finalità puramente soggettivo. Arriviamo, dico, al perché si apre al problema estetico. Kant si rende conto che un principio puramente soggettivo non può essere altro che un principio estetico. Cioè l'accordo delle facoltà che trova la sua espressione più tipica, più esemplare nel piacere che noi proviamo quando le facoltà, cioè immaginazione e intelletto, si accordano tra di loro. L'arte è precisamente quell'oggetto che provoca questo accordo delle facoltà e in un certo senso, attraverso l'esperienza dell'arte, noi anticipiamo l'esperienza in generale, come dire, noi sappiamo che possiamo contare su una conoscenza, perché le nostre facoltà tendono ad accordarsi e nel caso, dico, della bellezza della natura o dell'arte, tutto questo ci viene posto, per così dire, sotto gli occhi. E qui c'è un'altra stranezza, un'altra novità straordinaria in Kant, che il determinato, il particolare, si unisce con l'universale, che l'empirico fa tutt'uno con il trascendentale. Cioè, mentre nel Kant precedente c'è questa distinzione un po' rigida tra principi trascendentali e invece, dico, principi semplicemente empirici o esperienze semplicemente empiriche, per quanto riguarda il giudizio estetico, Kant dice che il suo vero principio, che è il cosiddetto senso comune che non significa intelligenza comune, che è precisamente l'effetto, dico, di queste facoltà, ebbene questo principio viene chiamato a distanza, dico, di poche righe, principio ed effetto.
Cioè qualcosa di empirico, qualcosa che noi proviamo effettivamente dinanzi ad una rappresentazione determinata, che nello stesso tempo, in questa esperienza determinata, noi vediamo in trasparenza come il principio, dico, che permette questa stessa esperienza. Quindi allora il trascendentale transita, per così dire, attraverso l'empirico. E guardi che questa è una cosa che ripete, dico, in molti modi diversi, in parecchi punti, non è semplicemente, dico, questo passo che mette in evidenza, dico, questa riforma, direi, radicale del trascendentale. Quindi al centro della critica del giudizio c'è questa questione del senso, lei dice giustamente. Quindi siamo ancora in piena indagine trascendentale, le condizioni di possibilità, diciamo, dell'esperienza. Ecco, però, professore, cosa si cela dietro questa costellazione di termini, senso, sentimento, sensatezza dell'esperienza? Perché Kant aveva introdotto l'estetica trascendentale già, poi non a caso non parla di estetica a proposito dell'arte, questo è indicativo. Non usa mai la parola estetica nel senso di Baumgarten, cioè come termine disciplinare per indicare, dico, la filosofia dell'arte. Usa sempre estetico ed estetica come aggettivi, giudizio estetico e così via. E, certo, questo è il punto centrale, il punto nodale, perché precisamente, dico, il problema del senso è quello che permette nello stesso tempo la conoscenza empirica e quel parlare sensato, dico, sugli argomenti, dico, più diversi, di cui forse non possiamo sapere nulla, non possiamo conoscere nulla, ma di cui dobbiamo pur parlare, che dobbiamo pur comprendere, se sono essenziali alla nostra stessa esperienza determinata. Quindi senso, allora, proprio come condizione del significato. I significati non avrebbero senso se non ci fosse questa condizione. E credo che anche terminologicamente la cosa, dico, la si possa vedere bene, perché quando parla di schematismo, per esempio, nella prima critica, dice che gli schemi, che sarebbero, dico, il trait d'union, per così dire, dico, ciò che media due eterogenei, cioè l'intuizione sensibile da una parte, dico, i concetti dall'altro, gli schemi hanno la funzione di dare significato ai concetti. Ecco, lì è in gioco il problema del significato dei concetti. Nella critica della facoltà di giudicare, invece, dico, mi pare che venga in primissimo piano il problema del senso come qualcosa di anteriore allo stesso significato dei concetti. Cioè lì si fidava, per così dire, dico, dei concetti puri dell'intelletto come li aveva dedotti, dico, dalle funzioni logiche. E qui non basta più, non basta più. Bisogna che qualunque discorso, dico, sia sensato, e non soltanto qualunque discorso, ma qualunque esperienza che noi facciamo. E questa condizione la ritrova precisamente, dico, nel cosiddetto senso comune. Questo senso comune che come lo possiamo riformulare? Dico, sì, abbiamo parlato di anticipazione dell'esperienza. E insomma, è questo sentirci nell'esperienza come a casa nostra, nel senso che stiamo là dove possiamo orientarci, possiamo saperne qualche cosa. Questo non significa che sia una garanzia assoluta. Possiamo anche poi, dico, incontrare, dico, insensatezze e non riuscire, dico, a costruire, dico, discorsi sensati. Possiamo non intenderci affatto, possiamo essere in disaccordo. Non è una garanzia, è semplicemente, dico, una condizione per cui noi possiamo comunicare. E non possiamo in qualche misura non comunicare. Anche proprio quando non comunichiamo, perché dire che non comunichiamo significa supporre una comunicazione, altrimenti la frase è destituita assolutamente di senso.